Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nella cucina di Longino Cardinal. Oggi andiamo a creare un antipasto con il re del mare, ovvero un carabineros dell'Oceano Atlantico. Andiamo a servirlo con una maionese al plancton marino e una salsa a base di passion fruit e zenzero. Per prima cosa andiamo a pulire il nostro gambero carabineros. Si tratta di un gambero più o meno di 20-25 centimetri, quindi un gambero abbastanza grande, per quello l'abbiamo chiamato il re del mare. Per pulirlo, eliminiamo solo questa parte centrale di carapace. Da dietro il gambero andiamo a eliminare un carapace per volta, facendo attenzione di non rompere il gambero. Queste zampettine sono buonissime, sono ricchissime di sapore. Le si possono far seccare, frullare, sono ricche, ricche, ricche di gusto. Il risultato una volta pulito è questo, quindi non ci resta che andare con una pinzetta all'interno e tirare via l'intestino. Così abbiamo pulito il gambero, ma l'abbiamo tenuto intatto. Una volta pulito il nostro gambero, è pronto per la cottura. Faremo una doppia cottura, 2 minuti a vapore, molto delicato, giusto per intiepidirlo, e poi un passaggio sotto dell'olio bollente. Intanto lo mettiamo da parte e ci occupiamo della maionese Atlantica. Andiamo a prendere un uovo. Andiamo a idratare il nostro plancton marino con un goccio d'acqua, cerchiamo di metterne poco così da avere una crema che non vada poi a diluire troppo la nostra maionese, e continuiamo a mescolare finché non sarà completamente sciolto. Idratato bene il nostro plancton marino, lo andiamo a coprire con la pellicola per far sì che non si secchi. Ora andiamo a realizzare la maionese. Abbiamo messo all'interno del nostro boccale l'uovo, andiamo ad aggiungere una parte acida, in questo caso limone, del sale. Ora frulliamo e iniziamo a creare la nostra maionese con dell'olio di semi. Una volta che la nostra maionese è pronta, l'andiamo a spostare in una boule e l'andiamo appunto ad aromatizzare col plancton. Andiamo ad aggiungere una quantità di plancton a nostro piacimento, quindi a me interessa in questo caso che abbia un bel sapore ricco di mare, così vada ad accompagnare il nostro gamberone, ma allo stesso tempo a contrastare la salsa acida al passion fruit. Una volta realizzata la nostra maionese al plancton, la mettiamo a riposare in frigo e ci occupiamo della salsa al passion fruit. Sarà una salsa che realizzeremo utilizzando il passion fruit in purea di Sicolì. Andiamo ad aggiungere un po' di radice di wasabi fresco, che darà un pizzico di piccantezza alla nostra salsa, un pizzico di sale maldo, dell'olio extravergine. Iniziamo a frullare aggiungendo la gomma di xantana, un addensante. Andiamo ad aggiungerla piano piano, così che quando avremo raggiunto la densità voluta ci fermeremo. La xantana, oltre ad addensare, farà sì che la parte di olio grassa e la parte acida di passion fruit non si separino. Non ci resta che andare a cucinare il nostro gambero. Come vi dicevo, faremo 2 cotture, la prima a vapore. Andiamo a appoggiare il nostro carabineros dentro la nostra vaporiera e chiudiamo. Una volta trascorsi 2 minuti, andiamo a prendere il nostro gambero, che come vedete è appena appena scottato, e lo andiamo a spostare su una griglia dove gli faremo la seconda cottura. Scottato con olio bollente, che andiamo a versargli sopra in questa maniera. 3-4 passaggi, lo lasciamo scolare leggermente qui da parte e intanto andiamo ad impiattare. Andiamo a mettere la base, quindi la nostra maionese al plancton marino e la nostra salsa di passion fruit. Ora non ci resta che appoggiare il nostro gambero, lo asciughiamo leggermente su un panno di carta e andiamo a posizionare sul nostro piatto. A questo punto condiamo con un filo di sale maldo, dell'olio extravergine piano grillo e qualche foglia di alpiners. Ed ecco a voi il nostro carabineros, plancton e passion fruit.